Buon pomeriggio e benvenuti da San Benedetto del Tronto per la prima partita dell'ICS Pit Soccer per la Coppa Stella del Mare Cup Under 18. Si affrontano oggi Altair e Antares. E ancora all'Antares che prova, deve arrivare il tocco di Puccini con il pallone dalle parti di Della Torre con il tocco dolce, che però non riesce a trovare la traiettoria vincente. Allora rinvio direttamente alla ricerca di Corsi, che lavora bene questo pallone, tentativo per Principi, chiuso in calcio d'angolo, primo vero e proprio sprint della gara al quinto minuto di gioco con l'Antares che guadagna il calcio d'angolo sulla parata di Ballarino. Poi Amatucci, palleggio. Poi viene calciata verso la porta da Della Torre. Facile intervento per Amatucci, cacciare via questa laterale, attenzione ancora alla crocchezza, però tocco in avanti con la testa volta a Torni, ancora direttamente dalle parti di Ballarino, ennesimo rinvio lungo, deve controllare Della Torre che però fa fatica a girarsi, anche se ci riesce, poi va verso la porta, non ha problemi Amatucci nel bloccare, rinviare direttamente su Principi che prova a mettere dentro, chiude sul suo palo Ballarino, palla che resta lì, Corsi due volte, Corsi dà solamente l'illusione del gol, il numero 10, si resta sullo 0-0 e quindi potrà andare direttamente verso la porta volta a Torni. Da questa volta proprio il numero 2 sul punto di battuta, la rincorsa di volta a Torni, buona la potenza, non la traiettoria, scadono i 12 del primo tempo e squadra riposa allora sul punteggio di 0-0 sulle braccia di Amatucci. Attenzione al controllo per l'Altair, pallone appoggiato dietro, ancora Amatucci che va velocemente al rinvio, Corsi chiuso proprio all'ultimo tentativo di rovesciata da centrocampo per l'Altair, pallone recuperato e arriva il gol che sblocca la partita, segnato da Corsi che porta in vantaggio l'Antares quando siamo al primo minuto di gioco del secondo tempo, cambia finalmente il risultato. Amatucci con la testa a Principi, prova la sponda, Corsi chiuso, attenzione al pallone per Pulcini che mette dentro, iniziativa buona da parte dell'Altair che porta al gol dell'1-1, sull'assist di Pulcini dovrebbe aver segnato Della Torre, risultato nuovamente in parità, tra numero 11 in possesso, si rialza Pulcini, riesce in qualche modo a passare, poi chiude Principi, ma ancora Pulcini alla fine, Amatucci a bloccare. Si rialza il portiere dell'Antares, siamo già dall'altra parte, Principi, pallone per Corsi che riporta nuovamente avanti l'Antares, ancora sull'asse Principi Corsi, trova il gol del 2-1, l'Antares che torna avanti, l'Antares che guadagna il rinvio dal fondo, siamo quasi anche alla metà di questo secondo tempo. Corsi lascia rimbalzare la sfera, poi ancora il numero 10 prova a coordinarsi per la rovesciata, alla fine viene murato il suo tentativo ma è ancora in possesso il numero 10, l'apertura sulla destra, grande risposta sul suo palo di Ballarino, alla battuta Pulcini, Pulcini contro Amatucci che con una gran parata tiene i suoi in vantaggio e concede calcio d'angolo, che rimbalza poi termina al di fuori del rettangolo di gioco. Pronto
fatto volta a torni con le mani direttamente da Matucci, ha già rinviato sulla destra Principi, si sposta la sfera, poi mette dentro, attenzione ancora a Corsi che si porta il pallone a casa, fa 3-1 l'Antares ancora con il suo numero 10 che cala l'hat trick. Corsi si mette in moto al centro, servito ma anticipato da Pulcini, attenzione a Pulcini, cambio di gioco, pallone per De La Torre, ancora l'uscita di Amatucci a chiudere, poi steso il numero 11 Pulcini, dovrebbe essere allora calcio di rigore in favore dell'Altair, vediamo qual è la decisione del direttore di gara, forse ha segnato la punizione. È pronto Pulcini che accorcia le distanze, 3-2 direttamente dal dischetto del calcio di rigore, trafitto Amatucci, quinta prova a girarsi, non riesce, pallone riconquistato ancora dall'Antares, ancora Corsi, prova per il poker, non riesce il numero 10, e allora pallone riconquistato, non c'è più il tempo secondo il direttore di gara che allora manda le squadre buon pomeriggio a tutti. Siamo a riposare sul punteggio di 3-2, termina così la prima partita del torneo Stella del Mare Cup Under 18, 3 Antares, 2 Altair.